Va bene, iniziamo. Buongiorno a tutti. Allora, la conferenza stampa che abbiamo convocato per oggi riguarda, come immagino già saprete, la giornata del 19 luglio. Per noi è una giornata fondamentale, una giornata importantissima, è una giornata in cui ancora una volta ci troveremo a confrontarci, come già successo tantissime volte in questi anni, con la questione degli espropri relativi alla realizzazione del terzo valico. Gli espropri per la giornata del 19 in previsione sono due, entrambi alle 9.30 del mattino, uno a Pozzolo Formigaro e uno a Fraconalto. Il presidio di Pozzolo Formigaro, l'esproprio del presidio di Pozzolo Formigaro riguarda il terreno del 101, un terreno che avevamo acquistato collettivamente alcuni anni fa come notab e come dice il nome stesso in 101 appunto. Settimana scorsa hanno cominciato ad arrivare le lettere a tutti gli espropriati e sostanzialmente abbiamo preso visione di queste, abbiamo deciso di riunirci e di decidere insieme ancora una volta che cosa fare, come contrapporci al tentativo da parte di COCI di realizzare questo esproprio. L'altro esproprio, sempre previsto per le 9.30, e qua apro una parentesi, ancora una volta la controparte cerca di metterci in difficoltà posizionando tempisticamente gli espropri alla stessa ora, allo stesso giorno, riguarda un terreno a Fraconalto, un terreno di bosco di cui poi parlerà Roberto, è un terreno anche quello per noi importantissimo perché è un terreno che appartiene all'agriturismo La Sereta, un agriturismo che in questi anni ha sempre dimostrato la grandissima vicinanza e la solidarietà, la lotta contro la realizzazione del terzo valico. Quindi, come nelle nostre abitudini, abbiamo deciso di lanciare una giornata di mobilitazione intorno a questi due espropri. Ci troveremo in entrambi i casi dalla sera prima, dalle 18, e lanceremo un campeggio per la notte e poi dalle 7 del mattino per tutti quelli che arriveranno ci sarà l'inizio della mobilitazione. Non è abbastanza semplice dire che cosa significa per noi la questione degli espropri. Noi siamo nati sostanzialmente 4 anni e mezzo fa e il primo momento di vera contrapposizione a questa opera l'abbiamo costruito nelle giornate del 10 luglio 2012, quando tentarono di espropriare per la prima volta alcuni terreni di persone che si sono avvicinate a noi e che hanno deciso di costruire un percorso con noi e di resistere agli espropri. A 4 anni e mezzo di distanza da gennaio del 2012 siamo arrivati ad oggi e la data soprattutto dell'esproprio di Pozzolo è una data molto molto importante. Perché? Perché sostanzialmente loro sono arrivati con l'acqua alla gola al 19 luglio, 5 giorni dopo, il 24, gli scadono tutti i termini legali per poter fare l'immissione in possesso di questo terreno. La proroga di pubblica utilità è scaduta l'anno scorso, il decreto di esproprio l'avevano rinnovato nel 2014 e gli scade il 24 di luglio. Quindi sostanzialmente si trovano senza possibilità di rinunciare a quella giornata e dovranno, con i modi che abbiamo visto ad esempio nella giornata del 30 luglio, cercare di espropriare quei terreni. La nostra risposta sarà la risposta che ci ha contraddistinto questi anni, saremo assolutamente determinati a impedire che prendano possesso di quel terreno. Saremo pacifici, ma saremo appunto determinati, quindi metteremo in campo tutte le forze che abbiamo per impedire che prendano possesso di quei terreni. Sappiamo e abbiamo visto in questi anni che in alcuni casi sulla questione degli espropri hanno usato una serie di strumenti che sono sempre stati un po' al limite di quelli che sono i canoni legali che dovrebbero utilizzare, hanno fatto valere in alcuni casi delle fotografie che dal testo unico degli espropri non risultano essere contemplate, ci sono solamente un paio di sentenze della Cassazione che in alcuni casi ritengono valido questo.
Quindi anche in virtù di questo valuteremo e faremo tireremo le debite conclusioni dopo quella giornata e capiremo se ci sarà spazio anche per agire in termini legali, per ricorrere eventualmente ai tribunali se dovessimo fare le valutazioni e ritenere che l'esproprio di quella giornata non è valido dal nostro punto di vista. Ora ripeto, la giornata di oggi, la chiamata di oggi vuole essere sostanzialmente un appello a tutti coloro che in questi anni hanno attraversato la nostra lotta, a tutti quelli che in questi anni sono stati vicini alle nostre ragioni, che non va mai dimenticato, restano sempre forti come erano 4 anni e mezzo fa. Il fatto che quest'opera sia inutile è assolutamente agli occhi di tutti, ce lo raccontano tutti i giorni i dati economici di questo paese, ce lo raccontano i flussi di merci che attraversano i nostri territori, ce lo racconta il fatto che il porto di Genova viene sempre più messo in secondo piano rispetto a Savona ed altri porti, quindi la linea del Terzo Valico risulta assolutamente insensata e inutilizzata. Siamo di fronte a una situazione di crisi economica profonda in questo paese, istruzione, sanità, pensioni e tutto viene messo in discussione, non vengono messe in discussione quelle che sono le opere che continuano a rappresentare il bancomat, come l'abbiamo definito anni fa, dei poteri forti di questo paese, quindi le lobby che si arricchiscono sopra il movimento terra, sopra la costruzione di queste immense faraoniche opere. Questo è un po' il quadro. Ritengo che sia importante non dimenticare mai perché siamo qua, perché siamo nati 4 anni e mezzo fa e perché continuiamo a dire che il Terzo Valico sia un'opera che non deve essere fatta, e continueremo con tutte le nostre forze ad impedire che quest'opera venga fatta. La giornata del 19 rappresenta un nuovo punto di partenza per noi e, ripeto, cercheremo con i modi che ci hanno contraddistinto, tenendo fede a quella che è stata la nostra storia in questi anni, di impedire che quel giorno riescano a fare sia l'esproprio di Fraconalto che l'esproprio di Pozzolo. Per quanto riguarda l'ultima cosa su Fraconalto, vi ricorderete che l'esproprio di Fraconalto era stato mandato alcuni mesi fa, poi di fronte al fatto che noi avevamo messo in piedi una mobilitazione, lanciato un appello, avevano rinunciato a farlo alcuni mesi fa. Quello che vorrebbero fare il 19 su Fraconalto è un altro tipo di cosa, una presa di possesso temporanea del terreno. Su questa roba qui lascio la parola a Roberto, che ci spiega più nel dettaglio quella che è la situazione a Fraconalto e sostanzialmente cosa credono e cosa crediamo sia giusto fare anche su Fraconalto quel giorno. Allora, per quanto riguarda la vicenda Fraconalto, come ha detto, presa di possesso temporanea di un terreno, si tratta della messa in opera di un progetto di una strada che passa attraverso un bosco e dovrebbe terminare in un posto dove venne fatto uno spiadatoio in corrispondenza col tunnel principale. E questa strada percorre un tratto di bosco che è già franoso di per sé e uno degli appezzamenti interessati è una frana proprio, e quindi si presuppone che ci sarà un impatto non indifferente per contenere e per, diciamo, mantenere una strada in un posto dove non dovrebbe esserci. Io volevo aggiungere delle riflessioni oltre quello che si è sempre detto in questi anni sulle motivazioni per cui si è contrari, e dove esiste ormai una letteratura più che ampia che spiega che ci sono anche dei progetti alternativi che prenderebbero in considerazione le linee ferroviarie già esistenti, sottoutilizzate, e tante altre cose. Vorrei fare delle altre riflessioni, perché questa vicenda che ci tocca, che si inserisce sul nostro percorso di opposizione di questi anni, che ci aveva portato anche a rifiutare l'ospitalità come agriturismo alle ditte del COCE, perché comunque essendo contrari ci sembrava conseguenziale e coerente fare questo passo, e non come è stato scritto per inciso da qualche parte che ho letto che ci eravamo arrabbiati perché non ci hanno pagato.
nessuno ci ha pagato perché non li abbiamo fatti neanche venire, quindi è una cosa un po' diversa. E volevo soffermarmi sul fatto che cos'è per un agriturismo, nell'accezione della parola agri e turismo. Per quanto riguarda il turismo, è chiaro che dal nostro punto di vista un paesaggio, un ambiente che si mantiene per quello che è, siamo favorevoli rispetto alla devastazione che è in corso. Questo è facilmente comprensibile e aggiungo anche, è piuttosto mio per quelli che in qualche modo hanno pensato di trarre vantaggio, penso a ristoranti, alberghi, eccetera, nell'immediato, senza pensare al danno che avranno sul lungo periodo comunque. Per quanto riguarda la parola agri, voglio dire che questa vicenda si salda con una serie di contatti, oltre a quelli che ho con il movimento Nottap, con tutta una serie di agricoltori che da anni, da molto prima della crisi in atto, pagano il fatto che sono costretti a chiudere perché comunque non ci stanno su questo mercato. Com'è che è collegato il discorso? Per un fatto molto semplice, che il fatto che noi dobbiamo comprare, voi soprattutto, quello che mangiate, che viene magari dall'Australia e dall'altro capo del mondo, vuol dire che ci sono delle aziende che stanno chiudendo e pagano direttamente il problema che questo delirio che le merci devono circolare, loro già da 20 anni sanno che cosa vuol dire. Cosa vuol dire per voi? Mangiate del cibo di qualità o mangiate del cibo di spazzatura, di roba che viene fatta, diciamo, raccolta acerba, vi arriva sulle tavole nel migliore delle ipotesi? E noi siamo in una situazione in cui la centrale del latte di Genova ha chiuso perché non ci sono più allevatori. Allora io dico, e non lo dico solo io, e ho chiamato a raccolta quelli che come agricoltori condividono questo discorso, dico che il territorio va salvato soprattutto partendo dal presupposto che ci sono delle piccole attività che sono in difficoltà e vanno potenziate. Poi, parallelamente collegato a questo, in un periodo in cui ogni anno c'è un'alluvione, si pagano le conseguenze, si pagano e si piangono le lacrime del coccodrillo, perché a quel punto ci si ricorda che la presenza dell'uomo sulle montagne, sui territori, è una delle fonti di salvaguardia per quanto riguarda i dissesti idrogeologici e gli incendi. Questo cosa vuol dire? Che ci sono due modalità di considerare l'ambiente e il lavoro che sono diametralmente opposti. Noi in questa vicenda praticamente ci siamo trovati con questo esproprio che non ci saremmo mai immaginati che ci sarebbero venuti a cercare, ci siamo trovati a fare i conti simbolicamente con quello di cui ci occupiamo e trattiamo quotidianamente da anni. Non so se il discorso è chiaro, però il problema è ampio, il problema riguarda non solo la nostra vicenda specifica, ma quello che sta a monte determinate scelte che portano dei vantaggi economici per una ristretta cerchia di persone, spesso persone che sono risultate anche indagate, e la lista dei nomi degli indagati è più lunga del percorso del Terzo Valico. E dall'altra parte c'è una concezione diversa di quello che si dovrebbe fare per l'economia locale e le risorse locali. E il tuo cognome, Roberto? Pisani. Presidente, dato che si attende l'arrivo degli ufficiali giudiziari per notificare l'esproprio, giusto, voi tutti e 101 avete ricevuto la lettera di annuncio dell'arrivo di questa convocazione. Ecco, ma in questi casi c'è un limite per poter notificare, un limite di persone intendo, per poter notificare, oppure obbligatoriamente per legge la notifica deve essere consegnata personalmente a ciascuno dei 101?
No, allora da un punto di vista tecnico quello che devono fare, sempre rifacendoci al testo unico sugli espropri, è quello di prendere visione dello stato del terreno in questione, vocalmente chiamare il 101 proprietario del terreno, verificare che ci siano o non ci siano, l'assenza eventuale di uno dei proprietari è sostanzialmente, viene presa come un atto per cui loro hanno verificato, tu non ci sei e quindi procedono d'ufficio. Però questo dovrebbe essere l'iter normale che dovrebbero fare quel giorno, hanno tempo fino alla mezzanotte del 19 per procedere in questo modo. Quindi loro dovrebbero, l'ufficiale giudiziario, l'incaricato dell'esproprio di Coach, dovrebbe entrare nel terreno, verificare a voce che ci siano o non ci siano tutti i 101 proprietari, eventualmente ogni proprietario potrebbe in qualche modo contestare alcune cose sull'esproprio in questione e una volta fatto questo l'esproprio viene acquisito da parte loro. Ora sappiamo che in questi anni hanno usato sempre vie traverse, anche perché noi siamo stati bravi ad impedire l'accesso ai terreni, quindi hanno usato sotterfugi, mi riferisco soprattutto al caso più eclatante, è stato quello dell'esproprio del presidio di Radimero ad Arquata, in cui sostanzialmente una mattina ci siamo svegliati sapendo che quel terreno era passato al demanio e poi il demanio l'aveva concesso a Coci per utilizzarlo dopo tre tentativi sostanzialmente falliti di esproprio da parte loro. In altri casi, come il 30 luglio, abbiamo scoperto poi a voce ferme che per loro valeva anche una foto fatta in prossimità del terreno, in cui sostanzialmente da questa foto avrebbero potuto dedurre lo stato effettivo dell'arte di questo terreno e non avevano bisogno di contattare direttamente in loco i proprietari. Ora, quello che noi quel giorno lì staremo all'imbocco più lontani possibile dal terreno e cercheremo di impedire in tutti i modi che loro possano. Certo che se lo Stato decide che per un esproprio mette in moto oltre ai 6 miliardi e 2 un'altra bella giornata con 200-300 milioni di budget a disposizione, abbassiamo la testa e in qualche modo per quella giornata prendiamo atto che questo è quello che lo Stato italiano decide fare in un momento di crisi, cioè di affittare o utilizzare elicotteri, mezzi e quant'altro per fare un esproprio. Dopodiché vedremo quel giorno, noi come dicevo prima ci saremo e saremo determinati a resistere fino alla mezzanotte del giorno sia a Fraconalto che a Capozzolo. Basterà fino alla mezzanotte, tecnicamente è possibile che faccia qualcuno nello strano, essendoci la scadenza del 24? Tecnicamente, stando a quello che è in nostra conoscenza, loro hanno tempo fino alla mezzanotte del 19, dopodiché dovrebbero riautorizzare tutto l'iter e non hanno nei 5 giorni tempi tecnici per rimandare le 101 lettere e tutto. Quindi, vista la panoramica, sappiamo che quel giorno sarà un giorno molto particolare, sarà un giorno in cui loro tenteranno, secondo me, di fare l'esproprio e, ripeto, noi abbiamo dalla nostra la forza della ragione e la forza di quella che è la nostra storia di questi anni per provare a resistere. Dovevano chiedere un intervento della polizia, delle forze dell'ordine in generale, oppure in teoria, secondo lo statuto a cui facevi riferimento prima, potrebbe essere sufficiente semplicemente agli ufficiali presentarsi, richiedere i nominativi e poi procedere eventualmente al sopralluogo nei terreni interessati, nel terreno? Credo, ma se dovesse arrivare l'ufficiale di Coci, come è successo tante volte in questi anni, non lo faremo avvicinare, quindi prenderà atto del fatto dell'impossibilità di raggiungere i terreni. Non lo so, io immagino, poi spero di sbagliarmi, ma credo che metteranno in campo qualcosa di molto simile al 30 luglio per cercare di fare questo esproprio, quindi starà a noi poi fare le valutazioni e vedere in che modo provare ad opporci a quella giornata, a quell'ennesima violenza che viene sostanzialmente perpetrata sia ai danni nostri che ai danni del territorio. Era del 14, nel 30 luglio? Era? 2014. 2014, sì.
da quindi il 19 praticamente per Pozzolo è dentro fuori al confine, cioè nel senso esproprio o non esproprio. Sì. E quanto è alto il rischio della pendice legale a questo punto? Ad esempio, io non credo che qua 5 giorni rinuncerà, in conseguenza probabilmente ci sarà di nuovo. Noi faremo, guarda, le valutazioni dobbiamo farle poi tutti insieme, come sempre, a bocce ferme il giorno dopo, dopodiché credo che per quella che è la partita che si gioca intorno a questo esproprio, sapendo che lì deve passare la linea, quindi a meno che non rivedano una parte del tracciato, che non rinizino un altro iter per modificare gli ultimi 20 km, perché non è che possono fare una curva di questo tipo, noi metteremo in campo anche da un punto di vista legale con i nostri avvocati tutto ciò che è il nostro potere e possiamo decidiamo di fare, però questo lo vedremo dopo la giornata, anche a seconda di cosa succederà. La sera del 19 inizieremo a farci delle valutazioni su come dobbiamo andare avanti e su come possiamo rispondere a un eventuale esproprio da parte loro. E che voi sappiate, esiste un precedente in cui le fotografie per l'esproprio non sono state rese valide? Io conosco solo questi due precedenti della Cassazione in cui sostanzialmente sono state considerate valide. Dopodiché sinceramente non so che tipo di fotografie fossero o quant'altro, però anche questo sarà tutta materia da valutare il giorno successivo. Quanti metri quadrati è questo terreno? 198. Una piccola differenza rispetto a Franconauta è data dal fatto che le foto, trattandosi di un bosco non identificabile visivamente rispetto a un altro bosco qualsiasi vicino o lontano, le eventuali foto non è che possono testimoniare che effettivamente sia stato fotografato quel lotto lì, e quindi questa questione è aperta in qualche modo. Quello di Pozzolo invece di Franconauta c'è una superficie? Allora, loro ci hanno mandato comunicazione per 3 lotti che non sono neanche attaccati, 2 sono attaccati, 1 è separato, sono nella stessa zona però non sono confinati, e diciamo che l'area interessata sarebbe una decina di ettari addirittura. Poi immagino che l'intervento sia all'interno di questi lotti specifico sulla zona che gli interessa. Su questo comunicazioni non ce ne hanno date. E un'altra differenza è che la questione dal punto di vista dei termini in senso temporale per loro da noi è diverso, nel senso che non è che ci siano questi pochi giorni e poi il discorso rimane chiuso, ma hanno qualche anno a disposizione per poter in qualche modo ritornare alla carica eventualmente. E soprattutto non c'è qualche vincolo ambientale? Ma tutto questo è tutto in deroga a qualunque forma di vincolo, anzi mi piace cogliere l'occasione per dirti una cosa. Io se devo fare una tettoia per coprire un imballatore sono capace di impedirvelo in base alle leggi vigenti. La zona, essendo area diciamo limitrofa al parco delle Capanne di Marcarolo e una serie di cose, è tutelata come se fosse l'isola di Monte Cristo. A momenti non si può fare neanche la cuccia del cane, però in deroga a varie forme di intervento legale in materia, loro possono spazzare tutte le cucce del cane che trovano sulla strada e agire di conseguenza senza problemi. Questa è una piccola contraddizione tra quello che si vive diciamo sul posto a livello di vincoli che a volte sono assurdi, che ti impediscono anche di poter fare certe cose che ti servono per il lavoro, e poi il fatto che comunque lascia passare e non guarda in faccia niente. La
difesa del vostro territorio sul Falconato è possibile o ci vuole logisticamente? O possono arrivarsi attraverso i boschi o altre strade? E lì non so che cosa vorranno fare. Quello che pensiamo è che passeranno da quelli che sono gli accessi carrabili. Accessi carrabili che sono all'inizio e poi si perdono, insomma, nel bosco, che è un bosco che ci va la gente col trattore e ci andiamo anche noi per fare legna o a piedi per funghi, non è che ci sia altro. E quindi pensavamo di concentrare la presenza in un paio di accessi, perché non credo che gireranno quei fogli in mezzo ai castagni cercando di fare delle notifiche, non lo so, mi sembra una situazione abbastanza difficile anche da immaginare. Questo sistema c'ha comunque, c'hanno i cacciatori di Sardegna, no? Che comunque girano per i boschi per trovare, quindi troveranno il tuo bosco, o se no ci saranno gli alpini che erano in Afghanistan che comunque li manderanno lì con il carromatino per vedere il coso, perché queste sono un po' le cose che sono successe in altre valli, quindi succederanno anche qua. Quindi io volevo fare un appello solo ai pozzolesi, chi per loro, di partecipare a quella giornata lì che è importante per tutto. È importante perché questo territorio lo stanno veramente demolendo, stanno distruggendo. In questa zona qua ci abbiamo tumori di gente che muore tutti i giorni. In questa zona stanno portando tanto malessere, al di là della mafia che ce n'era prima, oggi sta aumentando. Quindi io direi che quella giornata lì dobbiamo essere in tanti, e saremo in tanti, ancora stamattina non te li faccio persino da Trento per dire che verranno, quindi non avremo solo pozzolesi, ok, avremo anche gente che viene da fuori. Vedo che ci tiene Balduzzi che vuole dire qualcosa. Io sono venuto dopo appunto per non interferire. Ma noi facciamo un po' della verità per posto. No, semmai alcune cose dopo a loro sulle questioni tecniche, perché spiegano perché il terzo valico è una cosa che non ha nessun senso. E negli ultimissimi anni è stato stravolto tutto, quindi veramente non ha più alcun senso tecnico. Poi parliamo. Niente, io volevo solo dire due cose riguardo a questa giornata. Diciamo che già una settimana fa, 10 giorni fa, è cominciata una campagna da parte della controparte, penso, che ha riguardato diciamo un po' il tentativo di creare un po' di malessere, un po' di paure, ed è stata la questione delle denunce per il Consiglio Comunale, per l'occupazione del Consiglio Comunale, che ancora oggi rivendichiamo. Sono comparsi sui giornali locali, sulla stampa, il paginone, 30 notari denunciati per il Consiglio Comunale, quelle cose lì. Allora, la stampa è stata avvertita, i 30 denunciati devono ancora essere avvertiti adesso, nel senso che di ufficiale, per questo volevo rassicurare i vari notari che erano quella sera in consiglio, finora di ufficiale di comunicazioni ai singoli interessati, ma nemmeno ai comitati, non è arrivato assolutamente nulla. Quindi, diciamo, sapendo della giornata del 19, si è cercato subito di creare una campagna avversa a questa cosa qua, cercando di mettere un po' di paura, tirando fuori lo spauracchio delle denunce. Quando i notar che hanno occupato il Consiglio Comunale quel giorno sapevano benissimo cosa andavano incontro, quindi non è una sorpresa, non è una cosa che può fermare, non ci possiamo fermare il 19 perché c'è questa cosa qua, insomma. Solo questo piccolo chiarimento. Grazie.